Premesso che il 56% del bilancio del Comune di Vignola viene trasferito all'Unione Terra dei Castelli, quindi più della metà, che l'erogazione di servizi essenziali viene svolta per conto dei comuni soci da Unione Terra dei Castelli, che per i tali trasferimenti statali è sempre più difficile garantire risorse all'Unione Terra dei Castelli, ciò premesso si impegnano i consiglieri di Vignola, quindi non solamente quelli di maggioranza, ma il PD di Vignola, facente parte dell'Unione Terra dei Castelli, e il sindaco di Vignola, in questo caso, a presentare da soli o con altri un ordine del giorno che impegni l'Unione a costituire un gruppo di lavoro, stanziando eventualmente risorse. E qui devo dire che l'Unione Terra dei Castelli ha già stanziato risorse in tal senso. La Giunta ha stanziato 10.000 euro per questa cosa, perché quello che veniva detto, e la volontà esiste, non è sufficiente fare un fondo, assolutamente bisogna capire, e quindi non è un aspetto tecnico, non è come mettere assieme due o tre uffici, questo ci riusciamo, abbiamo degli ottimi tecnici in grado di far questo, è capire, ecco perché l'ordine del giorno, indipendentemente dal fatto che la Giunta dell'Unione abbia stanziato questi 10.000 euro, deve andare in Consiglio, perché deve essere discusso in Consiglio, devono essere coinvolti i consiglieri su questa partita, non solamente la Giunta. E quindi la proposta è proprio di spostare in quella sede, e prego tutti quanti i consiglieri di partecipare. Il 12, se mi ricordo bene, c'è la presentazione del bilancio, e quindi invito tutti quanti in quella cosa, ripeto, al fine di verificare la volontà politica, perché questo è il vero scoglio, e successivamente tecnica di una fusione tra comuni. Quindi tutti 8, 6, 7, non lo so. Come può il comune di Vignola fare uno studio per unirsi ad un altro comune? Che so, Spilamberto? E se Spilamberto dice, ma cosa volete da noi? Dov'è il vero punto dove questo si può fare? È laddove esistono tutti i comuni, non solamente Vignola. Ecco perché noi siamo per presentare e chiediamo che anche i consiglieri del PD di minoranza, insomma, che non sono minoranza nell'Unione Terra dei Castelli, assieme a noi presentino, o assieme anche ad altri, se possibile, ovviamente, però non possiamo noi impegnare, noi possiamo impegnare la maggioranza, non possiamo impegnare le altre forze che sono lì rappresentate. Io mi impegno personalmente come capogruppo a far sì che tutto il gruppo eventualmente concordi in tal senso. Poi se ci riesco ve lo so poi dire dopo. Quindi io penso che i soldi ci sono, ma prima di utilizzare questi soldi bisogna che facciamo una grossa discussione su se veramente vogliamo fare questa cosa. Enzo Cavani. Sono d'accordo con Mauro Minozzi sulla sostanza del discorso che ha pronunciato, però volevo raccogliere lo stimolo di Niccolò Pesci riguardo il fatto che in qualche modo i consiglieri dei vari gruppi debbano pronunciarsi su una scelta che in futuro si potrebbe rivelare sostanziale per le sorti dei nostri comuni. L'ho già detto in commissione, lo ripeto sperando di essere chiaro, perché in commissione non era stato raccolto il senso delle mie parole. In un consiglio comunale prossimo potremmo mettere all'ordine del giorno il discorso della fusione dei comuni e mettere in campo un confronto reale, sostanziale, su basi culturali profonde, sulle
su quanto pensiamo riguardo alla fusione, perché non credo che tutti i consiglieri del nostro Consiglio Comunale condividano esattamente al 100% le proposte che possono essere avanzate in un contesto di questo tipo. Lo ritengo non un esercizio così retorico o accademico, ma un momento di reale e sostanziale confronto su un tema che potrà essere effettivamente capitale in futuro. Avete capito? Anche il sindaco voleva intervenire. Sì, per confermare, precisare, cioè mi pare che dalla commissione a quale ero presente, una delle obiezioni maggiori fosse quella che non aveva molto senso prevedere in bilancio una spesa per un studio di fattibilità sulla fusione da parte solo di un comune, visto che la fusione la si deve fare in più comuni. Il giorno dopo la commissione, come accennava Mauro Minozzi, in giunta dell'Unione, su proposta dei sindaci di Spilamberto e di Vignola, è stato previsto nel bilancio, nello schema di bilancio dell'Unione, uno stanziamento di 10.000 euro per fare uno studio di fattibilità sulla fusione. Quindi in sostanza è stata accolta la sostanza del vostro emendamento. Tutti i sindaci erano d'accordo, anche se, come diceva prima Nicolò e come diceva anche Enzo adesso, non è che ci sia una uniformità di vedute su questo, cioè c'è un'uniformità sulla necessità di fare quantomeno uno studio di fattibilità. Diciamo che in modo trasversale, prescindere dalle appartenenze politiche, ci sono delle differenze di sensibilità e di visione rispetto a questo percorso. Quindi credo che sia utile quello che diceva Enzo di discutere, insomma, oltre all'ordine del giorno proposto da Mauro Minozzi, anche di discutere in Consiglio Comunale questa prospettiva, perché non è uniforme nei sindaci e credo neanche nei consiglieri. La mia opinione è che l'Unione così com'è non funzioni come dovrebbe funzionare e quindi è abbastanza inutile continuare ad avere Unione dei Comuni perpetrata nel tempo, già sono tantissimi anni che in piedi, non ha molto senso. Se non si arriva a una fusione tra due, tre, quattro comuni, quelli che sono, l'unione non serve. Questa però è un'opinione mia, non è condivisa neppure da tutta la mia maggioranza, ma sicuramente non è condivisa da tutti i consiglieri PD dell'Unione, quindi ci sarà da lavorare molto. Giancarlo Gasparini. No, prendiamo atto di questa volontà che in sintesi va verso il nostro emendamento. Tuttavia io credo che un'operazione così complessa come è la fusione dei comuni, e ripeto le parole che sono state utilizzate nella commissione anche dal Presidente del Consiglio Comunale, in cui è un percorso estremamente lungo che parte anche da tutta una serie di valutazioni culturali e da un dibattito culturale che deve essere svolto e aperto, non solo in contrapposizione o proprio in sinergia con le valutazioni tecniche. Quindi noi riteniamo che questo tipo di lavoro che debba essere fatto insieme sia necessario proprio che parta con una volontà molto chiara anche dal Comune di Vignola. Perché, ripeto, non è un processo, non è una fusione che parta da degli elementi di abitudine. Certo, l'unione ha dovuto e ha fatto, e questi territori hanno una larga esperienza di collaborazione e di solidarietà. Mi riferisco ad esempio quando c'era l'USL di Vignola, quando c'era il COIS, a tutta una serie di elementi che sono stati dei prodromi per quanto riguarda
lo sviluppo in unione. Credo però che adesso ci sia da fare un passo concreto e un passo più deciso, ma questo passo deve essere fatto anche attraverso la partecipazione dei cittadini e una discussione che deve aprirsi all'interno di una comunità. Ecco perché riteniamo che questo tipo di processo debba essere valutato anche da un singolo comune come Vignola. Io credo che il progetto, un progetto di fattibilità, e vorrei rispondere a Minozzi che ha sollevato il dubbio, e se qualcuno non ci sta, beh, se qualcuno non ci sta, insomma, credo che non è quello che deve, non è solo quello che deve identificare un progetto di fattibilità. Un processo di fattibilità parte con un'indicazione non solo tecnica ma anche culturale, ma anche di sviluppo all'interno delle comunità. È chiaro ed evidente che non ci potrà essere un allargamento, una diciamo così, una fusione tra i comuni che fanno parte dell'Unione. Questo è palese a tutti. Ci dovrà essere una fusione su quei comuni che sono più omogenei, che hanno le caratteristiche anche culturali più vicine per andare a mettersi insieme le varie comunità. D'altra parte però noi abbiamo degli esempi vicini come quello della Val Samoggia che credo che diano già una, seppur con le difficoltà iniziali molto grosse, seppur la legislazione regionale è cambiata dopo la decisione dei comuni della Val Samoggia, abbiano dato e diano un'indicazione di sviluppo di quelle aree, di quei territori. Se non ci sono altri interventi. Ah, va bene, Nicola. Prendiamo atto di quanto riferito, di quanto annunciato dal sindaco Smeraldi. Dobbiamo dire che alla luce anche delle considerazioni esposte e tutto quanto, riteniamo soddisfatta la richiesta che abbiamo avanzato con il nostro emendamento e quindi propongo di ritirare l'emendamento in questione. Invitiamo però con forza il Comune di Vignola a farsi veramente promotore capofila di questa iniziativa. Io capisco la considerazione del tutto logica della necessità di una discussione politica prima di qualsiasi atto, diciamo così, tecnico, come prevedere una spesa bilancio. Però vorrei mettere sull'avviso e allerta i consiglieri di maggioranza, la Giunta e anche con tutti quanti il Consiglio. Stiamo attenti a non perdere eccessivamente tempo. Nella scorsa consigliatura si è partito abbastanza presto a parlare di fusione, poi è finito con un nulla di fatto. E ribadisco, non mi nascondo, lo so che è anche stata colpa di una volontà politica contraria o non uniforme dei sindaci del PD, però attenzione, la situazione è cambiata, al di là di quanto accaduto in Val Samoggia sono anche cambiate le condizioni di contesto. Per fare solamente un esempio, il presidente della regione Emilia Romagna ha, come dire, insistito molto durante la sua campagna elettorale sulle fusioni, sulle aggregazioni e le associazioni dei comuni, e lo stesso succede a livello nazionale. Per esempio, è notizia di oggi che c'è stato un convegno al Viminale proprio su questo tema, oggi o ieri se non mi sbaglio. E comunque anche la politica nazionale sembra andare in questa direzione. Ci sono vantaggi, finanziamenti, incentivi ai comuni che si muovono in questo percorso, ma non sono infiniti e rischiamo sempre di arrivare tardi. Quindi di nuovo ribadisco, ritiriamo il nostro emendamento perché ci riteniamo soddisfatti da quanto dichiarato, ma al tempo stesso invito fortemente il sindaco, presidente dell'Unione Terra di Castelli e anche il consigliere Minozzi, che è pure capogruppo della Civica, insomma, il Consiglio dell'Unione, di vigilare su questo percorso e di farsi veramente promotori di questa istanza. Grazie. Oh.
rispondo che questo qui. Io chiedo ai consiglieri del PD in unione, assieme al sottoscritto, di presentare un ordine del giorno che metta in discussione nel Consiglio questa cosa. È quello che vi chiedo. Altrimenti lo presenteremo da solo e poi lo discuteremo là, o assieme ad altri se possibile. Perché hai ragione, il fatto di aver creato un fondo non è sufficiente di per sé stesso. Bisogna che cominciamo a discuterne. Io sto chiedendo quello. La proposta che era stata fatta era quella. Ritirando l'emendamento, però mi piacerebbe sapere se i consiglieri, non a caso... Mauro, però non possiamo aprire la discussione, nel senso no, che... Come maggioranza abbiamo presentato una controproposta, vorrei sapere se su questa controproposta c'è approvazione o meno. Tutto lì. Sì, passiamo al prossimo, poi ci sarà, penso, ma perché è stato ritirato, quindi... No, se volevi esprimere, perché certo. Mauro aveva anche già fatto un intervento, hai capito? Sì, dopo sì. Velocissimamente dico sì. Solo che capisco l'invito, è stato fatto 2 o 3 volte, ci confrontiamo, siamo assolutamente aperti su questo...